Nel percorso che ha anche caratterizzato
la vita di Monsignor Bernini, suo caro amico. Il vescovo Lorenzo ha detto voglio essere sepolto accanto a Don Dante, così potremo parlare e stare insieme, e verrà sepolto qui, accanto a Don Dante. Ecco, nell'ultima Natale, il signor Bernini ha donato ai suoi cugini e agli amici tutte le citazioni della Bibbia, le aveva raccolte tutte, la 96 casi, in cui si parla di Dio amore, di Dio carico, di Dio amore. Dio è amore, è l'insegnamento di San Giovanni, ed è l'esperienza offerta ad ogni uomo. Alla luce di Dio amore si comprende l'uomo e si individua il percorso per la sua promozione umana, spirituale e trascendente. La carità intellettuale è diventata per il vescovo Lorenzo incontro con Dio amore e impegno per comunicarlo agli altri, impegno per comunicarlo a tutti i fedeli che lui ha affidato. Impegniamoci così tutti, come ci ricordava San Giovanni Paolo II, a costruire la civiltà dell'altro. Ecco, per questo servizio svolto dal vescovo Lorenzo nella nostra Chiesa per 14 anni, noi diciamo grazie, Signore. Presbiterio, risponde, vide, consacrata, ricco nel vanto per te. Saluto di Paolo, saluto del vescovo Lorenzo, che ci viene affidato. Se dunque per vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Un medesimo pensare, un medesimo amore, un animo solo e un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. E conclude, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Penso che questo Lorenzo volentieri ci lascia queste parole come la sua ultima omelia in questa chiesa di Roma. Grazie, vescovo Lorenzo, per il tuo generoso servizio in questa nostra chiesa. Grazie, servo buono e fedele. Il padrone che ti ha trovato vigilante e operoso ti accolga nel suo regno. A te affidiamo la nostra chiesa. Intercedi costantemente per noi. Prega il Padre che ci riunisca con te tutti nel suo regno. Appresa la notizia della scomparsa di Monsignor Lorenzo Chierinelli, vescovo emerito di Viterbo, il Santo Padre partecipa spiritualmente al lutto che colpisce questa comunità diocesana, come pure la diocesi di Rieti, di cui fu generoso presbitero, e l'intera Chiesa italiana, che vedeva in lui una figura di eccelsa caratura culturale, teologica e spirituale,
Papa Francesco ricorda il solerte e fecondo servizio alla Chiesa e alla Santa Sede del compianto presole, che nel corso della sua lunga vita è stato pastore sollecito e pericoloso, maestro di fede, testimone di speranza e artefice di carità, sempre accanto alla gente con umiltà e delicatezza d'animo. Sua Santità implora dal Signore per l'anima di così zelante vescovo il premio eterno promesso ai fedeli servitori del Vangelo e di cuore in parte la confortatrice benedizione apostolica alla sorella, alla cugina Anna, agli altri familiari, ai tanti estimatori del campo tutto, come pure ai presenti tutti a rito funebre. Aggiungo le mie personali condoglianze, assicurando un ricordo della preghiera. Cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato di Sua Santità. Probably the most important thing.